Il Francavilla soffre, rischia ma suona l'ottava contro l'Olimpia Agnonese. Un gol per tempo condannano i molisani e regalano ai giallorossi l'ottavo risultato utile consecutivo. Iervese ritrova Zerbo dopo la squalifica, con l'attaccante che parte però dalla panchina per lasciare spazio ai confermati Fofanà e Palumbo in avanti. Il Francavilla parte con il piede giusto, Di Cecco vede il movimento di Milizia, il cui diagonale ad incrociare finisce però fuori. L'Agnonese, che cerca punti vitali in ottica salvezza, giocherà un primo tempo perlomeno alla pari dei giallorossi. I padroni di casa sono fortunati al 14° nel vedere Giglio liberato da una punizione di Guerra non impattare bene con il pallone poi a due passi dalla porta. Due minuti più tardi Spacca calcola male il tempo d'uscita dagli sviluppi di un angolo. Il pallone arriva a Santoro, che però tutto solo e a porta vuota non inquadra lo specchio. Il Francavilla rischia ancora quando Giglio, di prima intenzione, indirizza di un soffio fuori. A togliere le castagne dal fuoco ai giallorossi ci pensa Molenda. Il centrocampista è bravo ad inserirsi e Fofanà altrettanto a vederlo in area, servendogli un pallone da spingere solo oltre la linea di porta. Il vantaggio della squadra di Iervese non tramortisce gli ospiti, che continuano a premere. Al 32° Spacca riesce in qualche modo ad intercettare il tocco di prima intenzione da due passi di Giglio. È Palumbo a cercare di dare la sveglia ai suoi, ma l'attaccante fa tutto bene al 44°, non riuscendo però poi a trovare la porta. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo, con il Francavilla che subisce la pressione dei molisani. È ancora Palumbo però a tentare di far qualcosa in solitaria, partendo palla al piede e trovando sul più bello la deviazione in calcio d'angolo di un difensore ospite. L'attaccante ci riprova poco dopo il quarto d'ora, lasciando Rullo sul posto ma non trovando lo specchio della porta. La pressione costante ed un po' di stanchezza spingono però l'Agnonese ad allungarsi, lasciando ampi spazi ai giallorossi. Al 21° in ripartenza Fofanà non inquadra la porta dalla distanza con Faiella in uscita. I tempi però sono maturi per il raddoppio. Dagli sviluppi di una punizione calciata alla Palumbo, i molisani fanno arachiri, con Fofanà pronto sulla ribattuta corta di Faiella ad insaccare per il 2-0. Clamorosa è l'occasione che si divora di Renzo alla mezz'ora. In ripartenza Mele e lo stesso terzino si ritrovano davanti alla porta, ma il tiro che fa partire il giocatore giallorosso a porta vuota è troppo debole e consente a Frabotta di salvare tutto. È l'ultima occasione degna di nota del match, prima di vedere il Francavilla esultare e pensare già al prossimo impegno casalingo, anticipato a sabato prossimo contro il Campobasso.